Vigarano invece entra Bove, Masciadri dato per Schio, va a realizzare facilmente con passaggi veloci, gioca a memoria e Rusekova ha realizzato. Un 27 al termine del primo quarto, 17-22 dopo il canestro di Uskakova. E Masciadri, primo personale intanto per questa bella azione di Vigarano, sempre più 5 per la formazione scledense. Intanto il coach in seconda, Marco Castaldi, dà indicazione a Cigliani per i movimenti in questa fase di possesso palla di Vigarano. Riceve Zempare da Reggiani, prova a girarsi, c'è Ryuskakova nei pressi, ma si gira con movimenti di un pivot puro. Bravissima anche la giocatrice biancorossa. 19-22, sempre meno 3 per Vigarano. Gatti, passaggio al centro per Ryuskakova, che non fa altro che ripetere il gioco di Yakubu. Ora in panca Reggiani, in transizione Bebe Bagnara, una bomba sul ferro, cade a terra anche un po' ostacolata da Masciadri, ma in maniera regolare, perlomeno questa giudizio della terna arbitrale. Il fallo invece di Reggiani a 54 secondi dal termine del primo quarto, 19-22, regge bene Vigarano. E una delle baby under 16 della nazionale entra in campo, è Natali al posto di Cigliani. Quindi per Vigarano, Cigliani, Natali, Reggiani, Vigarano in zona 2-3, Bove, Zempare e Bagnara, che coprono dietro le due Bove e Bagnara le esterne. C'è la bomba di Zanda Lasini, di Zanda per le Orange, più 6, Zempare per Natali. Buona l'incursione, la personalità di Natali in questa fase. Tiro errato di Bove, pallone sul ferro, recupera la sfera Gatti, e Masciadri finge il tiro, si libera di Reggiani, poi fa il tiro, lo effettua sul ferro, ma è agilissima Ryuskakova, nonostante la sua mole, a realizzare, a riprendere un secondo tiro, il canestro dei due punti. E 19-27 il punteggio, già provato anche lo scadere prima dell'intervallo corto a fare un tiro della disperazione, o meglio della speranza, potevano essere quei tre punti, potevano riportare a più 11 Schio da Vigarano. Punteggio bloccato quindi per il primo quarto, che termina sul punteggio appunto di 19-27. C'è una situazione interessante in questa partita, abbiamo visto che ha provato anche Luca Andreoli nelle ultime fasi di questo primo quarto a fermare un po' le solite iniziative che pone schemi fissi, anche con circolazione di palla veloci, con passaggi al centro nell'area dei 3 secondi per Ryuskakova, ma generalmente per Yakubu, movimenti del pivot del post basso, spalle rivolte al canestro e movimenti che hanno consentito a queste giocatrici di fare e di realizzare e di rendere efficaci certi schemi. Diamo un po' quindi anche uno sguardo a quella che è la situazione della partita per quanto riguarda appunto i risultati sugli altri campi. Napoli conduce su Battipaglia 23-8, Ragusa vince, sta vincendo a Lucca 8-19, a San Martino, fila San Martino, pallacanestro Broni 11-13, mentre sempre fermi sul 19-27 a Vigarano, punto tra Vigarano e Famila Vuber Schio. Meccanica nuova Vigarano, Reggiani 7 punti, Zempare 7, Bagnara 3. Per quanto riguarda Schio,
sono i 5 punti di Zandalasini, 1 di Macchi, 4 di Luskakova. Riprende tanto il secondo quarto, il gioco col secondo quarto con Reggiani. Bagnara per Zempare, prova a liberarsi di Luskakova e va a segno. Zempare è sicuramente uno dei migliori centri del campionato di A1 femminile, sicuramente un buon acquisto questo di Vigrano. 21-27, sotto di 6 punti Vigrano. Passaggio a Macchi che è ricevuto da Anderson e Macchi va a segno. 21-29, non c'è tregua al palla Vigrano. Questa Gusto Cup, bella partita tra Pallacanestro Meccanica Nova Vigrano e Famila Vubeschio. Reggiani, Bove, c'è il tiro, la bomba di Bove sul ferro. Tentativo errato, ora c'è la fase offensiva di Schio con Gatti in possesso di palla, prova la penetrazione, sempre zona 2-3 per salvaguardare, presidiare l'area dei 3 secondi. Luskakova, 3-2 punti, 21-31, si riporta più 10 Schio. Reggiani per Vigrano, Zempare, cede a Bagnara, ottimo l'assist di Bagnara per Zempare. Secondo tiro consentito da Gatti e da Zandalasini, va a segno quindi Zempare. 23-31, sempre lì Vigrano, sempre lì. È Schio che conduce ora 23-31. Anderson, Macchi, c'è un tentativo, un pick and roll, Zandalasini facendo scattare Macchi, ma c'è il fallo di Bagnara, primo personale. Ora c'è un cambio di Meccanica Nova e Beba Bagnara che lascia il campo o il parquet per meglio dire, ed è Trebek, nazionale slovena, in campo. Quindi Vigrano campo con Reggiani, Natali, Trebek, Zempare e Bove. Ha rafforzato un po' il quintetto Luca Andreoli. Fallo di Zempare, c'è il primo fallo di Zempare. 23-31, più 8 per Schio. Zandalasini, la Zanda in possesso di palla, ceduto a Gatti, chiama lo schema Gatti, cerca di far andare la lunetta. Zandalasini che ora si sposta in posizione di ala, braccata da Bove, c'è Reggiani, c'è il blocco di Luskakova. 23-31, 7-58 al termine, un'infrazione, quindi possesso della sfera a Vigrano. Possesso della sfera a Vigrano. Possesso della sfera a Vigrano, che Reggiani, Trebek, tentativo di pick and roll, si chiudono le maglie di Schio, è una muraglia quella di Schio difensiva. Gatti va a recuperare la sfera, Reggiani e Trebek in raddoppio, c'è poi l'infrazione di Gatti, ottima difesa, un pressing offensivo, un raddoppio con Trebek e Reggiani che hanno indotto all'errore Gatti. Rimessa di Reggiani, 23-31, 7-39 al termine del secondo quarto. Reggiani, c'è Luskakova con Gatti a fermare Reggiani e in anticipo intercettano, e Gatti che parte in transizione è stoica questa fase. Zempare che è andata a recuperare una sfera tornando, arretrando dalla fase difensiva. Natali, bellissimo, bel passaggio di Natali per Reggiani, questa giovanissima atleta nazionale under 16 insieme a Nativi e a Gilli. Macchi va a segno, era libera Macchi, 25-33, più 8, e stavolta Luca Andreoli a chiedere il time out a 7 minuti netti al termine del secondo quarto. Sempre interessante anche al secondo quarto la partita. Sappiamo che le rotazioni sono tantissime, quelle in possesso di Pierre Vincent. Prova a far di tutto anche coach Andreoli. Ora Tabellini al completo, Trebek al momento
non è andata a segno. Reggiali con 7 punti, Cigliani 2, Zempare 11, Bagnara 3. Per quanto riguarda invece Schio, Iacobù con 8 punti, Anderson 7, Dotto 2, Ryuskakova 6, Zandalesini 5, Macchi 3 punti. Questa è la situazione per quanto riguarda Schio. Un'occhiata ai rimbalzi, 11 totali quelli di Schio, 7 quelli di Vigarano. Quindi il maggior vantaggio c'è stato di Vigarano nella fase iniziale del primo quarto, di un punto, un parziale di 4-0 per Vigarano, con due punti in contropiede, due punti in seconda opportunità. Mettere i punti in area e qui il nocciolo della partita, 24 quelli realizzati da Schio contro i 12 di Vigarano. E qui Iacobù e Ryuskakova e il gioco impostato su il questoro hanno fatto la differenza. Ora perde la sfera Vigarano, dispiaciuta Bove, nulla da fare, 25-33. Comunque il margine è discreto, quello da recuperare per Vigarano. 6-37 al termine del secondo quarto, sempre zona 2-3. Gatti, ottimo l'intercetto di Trebek che ha tagliato il passaggio di rifornimento a Ryuskakova. Natali ha provato in condizioni un po' precarie a evitare la rimessa per l'avversaria e a passare a Trebek, ma è troppo difficoltoso. Intanto è già partito Schio in attacco. Macchi, passaggio all'indietro per Zandalasini sul ferro. Trebek, anche lui una gazzella, bel passaggio a Zempare, numero di Zempare. 6 minuti al termine, 27-33. Sono ora 6 punti di svantaggio di Vigarano, che è sempre lì. Gatti per Zandalasini, c'è il tentativo di blocco di Macchi. Zandalasini prova a penetrare, fittissima nell'area, 3 secondi la difesa di Vigarano, continua con la difesa 2-3. Luca Andreoli, sono dei cambi. Natali, e esce e rientra Bagnara. Iacobù e Dotto rientrano al posto di Macchi e Gatti per Schio. Quindi 5:40 al termine, cronometro bloccato, 27:33 punteggio. Ritornano in campo le mattatrici per quanto riguarda Schio, soprattutto Iacobù. Reggiani chiama lo schema, c'è Dotto, si ripresenta il duello Dotto Reggiani, stimolante anche per la stessa Reggiani con i play della nazionale. È libera Trebek di segnare, tripla di Tina Trebek, la slovena. Sembra anche si sta inserendo poco alla volta nel meccanismi di coach Andreoli, giocatrice che sicuramente dirà la sua, ha esperienza anche in campo internazionale, in Euroleague non solo, anche con la maglia della casacca della Slovenia. Si libera con il secondo tiro delle sue avversarie, non ultima Zempare, e Iacobù va a segno, più 5 Schio. Bella partita. Reggiani ancora per Trebek, non può far altro che tirare, non ha avuto sbocchi il suo possesso palla, ha tirato, tiro forzato, ma non aveva molte alternative. Più 5 sempre per Schio, è Dotto, c'è il blocco tentato da Anderson con Zandalasini che si è spostata in posizione alta, fa fatica ora a passare, ma soltanto questo tentativo di anticipo di Trebek fallito ha consentito a Iacobù di aprire i varchi per il canestro. Più 7 Schio. Ora è Bove, posizione di ala, c'è il blocco di Zempare, taglia in ampiezza il campo Bove per Reggiani. Reggiani sotto le plance con Bagnara che fa di tutto, è un duello Davide contro Golia, soprattutto in termini di fisicità e altezza tra Iacobù e Bagnara. Ma intanto c'è Anderson, primo personale, e stavolta è il turno di Gilli, altra nazionale under 16 per quanto riguarda il fruttuoso vivaio della formazione biancorossa Basket Academy. Zempare ricevuto da Trebek e va a realizzare, è sempre lì attaccata la partita Vigarano, 32-37, più
5 per Schio. 3:53 al termine del secondo quarto. Sempre le circolazioni di palla velocissima da parte di Schio. Cade a terra Reggiani con un fallo in fase offensivo da parte di Anderson, chiamato da Federica Servillo, e c'è il secondo fallo da parte di Anderson, guardia ala di Schio. Ora è l'esperienza che permetterà, Andreoli sta cercando anche questo di inserire gradualmente le sue giovanissime nei frangenti di partita. Sicuramente un bel ricordo avranno sia Natali sia Gilli, entrate in campo in fasi diverse della partita. 32-37, si fa un po' di pulizia sul campo prima della rimessa in gioco. Gilli per Bagnara, Zempare, c'è il blocco, favorisce l'entrata di Bagnara. Bagnara, Zempare non può avere sbocchi contro Jacobù. Bagnara, due avversari contro, c'è Trebek, posizione alta, post alto, perde palla, è una palla contesa e stando alle rotazioni però è Schio che avrà questa opportunità di rimettere in gioco la sfera. 32-37, 3:31 al termine, due falli di squadra per entrambe le formazioni, due time out chiesti fino a questo momento da coach Andreoli, uno solo quello chiesto da Pierre Vincent. Dotto, possesso di palla per Zandalasini, scusate, sì, Anderson, era Anderson, Anderson ancora per Zandalasini, che sta ancora, è ancora tenuto in campo da Pierre Vincent, possesso di Zandalasini, passaggio al centro per Jacobù, ma c'è il secondo fallo di Trebek. Sul secondo fallo la rimessa è per Schio, sempre Francesca Dotto, passaggio di Jacobù, c'è Zempare che deve fare il boy all'impiccato, come si dice un po' in gergo, ma che un termine che rende un po' l'idea, contro la fortissima Jacobù. Bagnara chiama qualcosa, ma è il terzo fallo di Trebek. E cambio ora per Meccanica Nova, probabilmente rientrerà Bove, e Cigliani invece prova a far rifiatare Bove, e Cigliani che sicuramente nel tiro dalla media e lunga distanza può giocarsi delle carte. Jacobù in lunetta, fallisce il primo tentativo, riquarata sia da Dotto sia da Anderson, il secondo tiro libero di Jacobù. Assegno 32 a 38 più 6, cambio per Schio, esce Luskakova e rientra Macchi. Attenzione a Reggiani, evita la difesa avversaria, deve tornare in, deve arretrare, c'è il tiro di Bagnara. Ottimo anche tentativo di recupero di Gilli, nulla di fatto, si ritorna in difesa, sempre zona 2-3 con cambi ora di marcature, e Reggiani deve chiudere su tiro di Anderson, guadagna la sfera, rimessa, transizione, c'è lo stoppata di Jacobù sul tentativo di Bagnara che aveva ricevuto la sfera da Cigliani. Un 5 tra Cigliani e Bagnara con il pallone che va oltre la linea di fondo con il possesso di palla di Reggiani, intercettato il suo tiro, il suo passaggio per la precisione verso Bagnara, e Zandalasini che prova a realizzare scivolando sotto le plance. Si chiudono le difese, si chiude il muro con la zona 2-3 di Vigarano. Zempare ora che ha possesso di palla, Reggiani sceglie il passaggio verso l'esterno di Bagnara, gioco però anche dispendioso quello di Vigarano, invece ha possibilità di effettuare più rotazioni Schio. 32-38 più 6, 1:57 al termine del secondo quarto. Dotto si ferma un attimo, scorrono i secondi, sono 10 ora al termine dell'azione. Il passaggio per Di Macchi per la tripla di Zandalasini, non perdona l'icona della nazionale femminile di basket. 32-41, sono 9 ore alle lunghezze, è sempre Reggiani per Vigarano, è la tripla di Bagnara, tripla di Bagnara, non ci sta Vigarano, non ci sta Vigarano, sono 6 le lunghezze ora di vantaggio di Schio. Dotto
per il numero 15 Zandalasini nel possesso di palla, sempre tra la 2-3 in avanti a chiudere Reggiani e Bagnara, dietro in esterno Cigliani, al centro Repare e Gilli. È una difesa che sta comunque dando efficacia, ben preparati in settimana da coach Andreoli. Gilli fallisce dopo aver ricevuto da Reggiani, squadra un po' il capo, sicuramente un po' di fatica, gioco dispendioso da parte di Vigarano, qualche cenno da parte di Reggiani e riceve malamente, si fa sfuggire la sfera. Repare attenta alla difesa di Vigarano. Reggiani, 43 secondi al termine, 35-41, più 6 per quanto riguarda la formazione ospite. Con Reggiani, possesso di palla, si muove Gilli, si scambia Bagnara, taglia Bagnara, riceve palla e il tentativo, prova la tiro da tre punti, è braccata da Zandalasini, Bagnara, Zandalasini, Iacobù allo scadere, e la bomba! 38-41, amici e amiche che ci state ascoltando. Vigarano di tre lunghezze sotto, 17 secondi, scorrono lentamente. Dotto chiama, cerca di fermare un po', di rallentare il ritmo. Dotto prova a incunearsi, Zandalasini e Gilli chiudono, però alla meglio Iacobù, 1 finisce 38-43, amici e amiche, è un bello spot e tagliamento per quanto riguarda invece Vigarano, in campo con Reggiani, Bagnara, Cigliani, Trebek e Zempare. Trebek ha già tre falli a carico. Parte così il terzo quarto, 38-43 il punteggio. Possesso di palla Vigarano, Reggiani, Bagnara, subito, velocissime le giocatrici, cerca il blocco, il pick and roll, anzi raglia però Bagnara, recupera palla Trebek, posizione di post alto, Zempare sta scivolando sotto canestro, allarga per Bagnara, Cigliani finge il tiro, prova a tirare, tagliamento, Marzia tagliamento che intercetta il tiro, ora è sempre Schio, il possesso di palla, Anderson, Dotto, Iacobù e Zempare, va a costare col blocco di Iacobù, Bagnara e poi con l'azione consente di pick and roll, consente a Iacobù di realizzare il canestro del 38-45, 45esimo punto per Schio, 9-12 al termine del terzo quarto. Reggiani prova a penetrare, riceve palla, uno contro uno, prova a passare e Trebek ora che va a superare il tagliamento e la stessa giocatrice va a commettere fallo, il suo secondo fallo, quello di Marzia tagliamento. Ora il possesso di palla è per Vigarano con Cigliani, va a ricevere palla Reggiani, Dotto, Trebek, ottimo il passaggio a Reggiani, ha ricevuto da Trebek, abile nel gioco, sta ricostruendo un po' il gioco, soprattutto in fase offensiva con l'ingresso di Trebek che consente soluzioni differenti da quanto c'era Samuelson, cercando di riprendere le fila anche dove Armstrong ha lasciato Vigarano per infortunio, e Samuelson che invece ha lasciato la squadra 2-3 settimane fa. Secondo fallo intanto di Benedetta Bagnara. 8-37, termine del terzo quarto, 40-45, più 5 per Schio, e Dotto che si incarica della rimessa. Macchi, ancora per Dotto, riceve palla Gatti, subito per Macchi, sul ferro, a rimbalzo Zempare, e Reggiani, 40-45, 8-24, termine. E sempre lì in azione, ancora Trebek, si libera di Macchi e realizza Trebek, agile in posizione 4, Trebek che va a sostenere Iacobù nel difficile compito di braccare le lunghe avversarie, lunghe che si spostano perché anche Macchi si sposta facilmente in varie posizioni, posizioni alte. E tagliamento esterna ricevuto da Dotto, scivola sul canestro, esce e poi è Anderson che va a recuperare la sfera col secondo tentativo, è a segno, 5 punti di vantaggio di Schio. Reggiani va a superare Dotto, è in gran forma Reggiani questa settimana, va a fallire Trebek che si dispera, rammarica di questo suo tentativo fallito. Dotto
e Reggiani costa contro il blocco di Iacubù, il tentativo di Piccarolo, ma invece è Dotto che va a segnare, due punti per Dotto senza pause fino a questo momento. 42-49, 7 per Schio e Vigarano, blocco di Trebek, braccata Cigliani, braccata da tagliamento, passa a Bagnara, una manata regolare sul pallone di Iacubù, rallenta l'azione di Vigarano, ma Bagnara libera del tiro a pochi secondi dallo scadere, nulla di fatto. 42-49, 6 più 7 per Schio, 6-56 al termine del terzo quarto, con Francesco Dotto in possesso di palla, ancora Reggiani, riceve Macchi che ha provato a marcarla ma ha ricevuto Reggiani e Anderson, riceve a Macchi dietro le spalle, Trebek va a piazzare posizione 4 a Macchi, ma va a commettere fallo, probabilmente Trebek potrebbe essere il quarto fallo di Trebek, e così è il quarto fallo di Trebek. Naturalmente Trebek deve uscire, fa riposare un attimo ed entra Emilia Bove, quindi va a sostenere l'azione difensiva e anche offensiva nel reparto lunghe Bove, va a sostenere Zempare, possesso di palla di Dotto per Schio, Macchi, Bove, Anderson, una esterna anche un discreto, ben dotata fisicamente, Dotto, tagliamento, prova da esterna il tiro, ricordiamo che Schio è sempre in panca Zandalasini e altre Amashadri, è una panchina lunghissima, d'altronde con anche l'Euro Cup, scusate, l'Euro League, deve giocare tantissimo, c'è cioè il fallo in attacco tanto di Iacubù che dà una manata a Zempare. Intanto si ferma a 6-22 al termine del terzo quarto, si rialza Iacubù. E quindi riprende il gioco al Palla Vigarano con il punteggio a favore di Schio. Famila Vuber Schio 49, Meccanica Nova Vigarano 42. Due i rispettivi falli di squadra fino a questo momento. Sono due sempre i falli di squadra. Alla rimessa ora Vigarano, Cigliani, Reggiani, riparte il cronometro, 6:20, da 6 minuti e 20 al termine del terzo quarto. Reggiani prova a scivolare sotto destro, gira attorno a Iacubù, rotazioni a non finire, passaggio a Bove, veloce circolazione di palla da Bove a Cigliani, prova la bomba, nulla di fatto, non può riuscire Zempare a beccare il rimbalzo. Dotto finge tiro, va in penetrazione ed è un ottimo canestro quello realizzato da Francesco Dotto. 42-51, 9 punti di vantaggio per quanto riguarda la formazione svedese, con Bagnara che finge il tiro, poi getta la sfera malamente e recupera palla Schio. Dotto facilmente per Macchi, sotto mano, va a realizzare, 5-39 al termine, 42-53 più 11, aumenta il vantaggio subito Schio, non appena molla la presa un attimo Schio ne approfitta. Bisogna sempre dare pressione, bisogna sempre stare concentrate in difesa per reggere i ritmi di Schio. Vigarano ci sta riuscendo, appena molla un attimo, ecco Schio che non perdona e non ha perdonato Macchi con un canestro, quello del 53esimo punto di Schio, 53-42 più 11 per la formazione scledense. Un'occhiata ai tabellini fino a questo momento per quanto riguarda la formazione ospite: Iacubù 17 punti, Anderson 9, Dotto 6, così come Ruskakova. Allo stesso tempo Zandalasini 8 punti, Macchi 5. Non è entrata ancora la francese, sempre nazionale francese, così come Iacubù Ngonjok. Situazione in casa Vigarano, Trebek 5 punti, Reggiani 11, Cigliani 2, Zempare 18, matatrice per quanto riguarda il top scorer del match, Zempare con 18 punti, Bagnara 6. Riprende ora 42-53 il punteggio dopo la sospensione del time out. È in possesso di palla Vigarano con Cigliani, cederà sicuramente Reggiani, riparte il gioco, Reggiani, Bove, ancora Reggiani, movimenti, dato c'è il blocco di Zempare, tentativo di pick and roll per liberare
Zempare, nulla di fatto, il suo tiro poteva essere una tripla. E Francesca Dotto, che dall'altezza della lunetta va a recuperare il rimbalzo, tagliamento, Iacobù, Bove va a recuperare la fase difensiva, aveva già tirato Iacobù sbagliando, e possesso di palla Vigrano. Reggiani cede per Bove, prova la tripla, Bove va sul ferro, il suo tiro, sempre Anderson che cede a Dotto, Dotto, Anderson, le esterne con tagliamento a sostegno del 4 Anderson e di Iacobù, che è in possesso di palla, ora va a fallire dalla lunetta, stava entrando la sfera, recupera il rimbalzo Reggiani, Zeppare, sempre Zeppare che prova il blocco, si libera dal blocco di Anderson e Iacobù, è della tripla in acrobazia di Zeppare, 45-53, meno 8 Vigarano, 4-26 al termine del terzo quarto, meno 8 Vigarano. Tagliamento ricevuto da Dotto, c'è la difesa di Reggiani su tagliamento, Dotto su Bagnara, Bagnara su Dotto, ancora per Anderson, posizione di esterno, Reggiani va a raddoppiare su Zempare, cade a terra Reggiani, nulla di che, a quanto pare si rialza immediatamente la giocatrice pesarese Benedetta Bagnara. Zempare, forza e blocco contro Anderson, sbaglia il tiro, sbaglia il tiro Vigarano, e rimbalzo e di Schio chiama lo schema, Dotto, Macchi va a chiudere, Reggiani prova a incunearsi, Macchi, Iacobù, bel passaggio per Anderson, si libera di Bove e va a segno, probabilmente c'è anche il fallo con il canestro valido e punti appunto di Anderson. Si è parso, forse anche un fallo, in canestro valido, non c'è fallo, quindi si riparte. Ora dalla rimessa Vigarano. 3.34 al termine, 45-55, sono ora 10 le lunghezze da recuperare per la formazione locale, con Bove che ha il possesso della palla, Reggiani, ancora Reggiani che prova ad avanzare. C'è Dotto che prova a darle pressione, pressione in fase difensiva, Cigliani cade a terra, probabilmente c'è il fallo di tagliamento, così è, 3.26 al termine del quarto, 45-55, terzo fallo di tagliamento con un cambio in casa Meccanica Novo, un po' di fiato per Benedetta Bagnara e rientra Natali, minutaggio sempre per queste giovani under 16. Luca Andreoli non disdegna questo, d'altronde è anche una scelta societaria quella di valorizzare tre giocatrici in maglia azzurra come Gili, Nativi e Natali. Ancora Reggiani prova a accoppiarsi con Zempare per quanto riguarda la fase gioco offensiva, poi il passaggio a Cigliani che fallisce il tiro, recupera il rimbalzo dalla testa della lunetta, Dotto va a segno, Macchi penetrando in area facilmente come una libellula, si erpica e sottomano va a realizzare, 57 Schio, 45 per Vigarano, che ora cede malamente la fase offensiva, recupera la sfera Dotto che va in transizione e segna il 59esimo punto per Schio, massimo vantaggio a 2.52 al termine del terzo quarto per Schio, e chiama time out il secondo Luca Andreoli per una situazione che vede ora un pochino a più di appannaggio per Schio, anche in virtù dei cambi, delle rotazioni che fanno sempre la differenza, è un terzo quarto che generalmente decide anche l'inerzia della partita, non sempre ma sicuramente è importante in questa fase di gioco. Vigarano naturalmente può avere qualche acido lattico in più sulle gambe da parte delle sue giocatrici, sia i cambi, anche Luca Andreoli, sicuramente quelli di una squadra che effettua da anni l'Euroleague, sono di più. 45-59 più 14 per quanto riguarda la formazione scledense, 2.52 al termine con la rimessa ora di Natali, Reggiani in campo insieme a Natali, Cigliani, Bove e Zeppare per quanto riguarda la formazione locale. Schio in campo, Macchi, Ruskakova
Anderson, Masciadri e Gatti. E come volevasi dimostrare, Pierre Vincent ha effettuato le sue rotazioni in questa fase di gioco. Più 14 naturalmente, e va a segno Natali. Natali con una bella penetrazione. 47 Vigrano, 59 Schio. Macchi, lob liberissima, Uskakova. 2-19, più sempre più 14 Schio. Natali, Bove, Reggiani. Reggiani prova la penetrazione. Reggiani cerca di fare il possibile per non perdere la sfera, ma finisce per cederla a Gatti. Due minuti prima secondo intervallo corto, in ampiezza il passaggio ad Anderson che non perdona. 47-63, due punti soltanto per Anderson. C'è la tripla, prova nel secondo tentativo Bove, c'è un fallo. Fallo di Macchi, primo fallo di Macchi. Cigliani esce e entra Bagnara. 2 tiri liberi per Bove. 47-63 il punteggio, sempre 16 più 16 Schio. Fallito secondo tentativo, 47 Vigrano, 63 Schio. Fischio nella direzione arbitrale con secondo fallo di Zempare. E esce Bove, entra Gili, altro under 16 per Vigrano. Ecco intanto per Schio in campo Gongioc. Gongioc che è entrata in campo. E Schio che comanda ora l'azione. Masciadri va a realizzare. 47-66, dà un po' di fiato alle sue giocatrici Pierre Vincent, e Masciadri di classe va a segnare un bel canestro. 47-66, riceve da sotto Zempare che lotta con una lanessa, veramente non è il caso di dirlo, nulla può però contro la corazzata francese stavolta. Fa il suo ingresso in campo Gojok. Reggiani, secondo fallo. La rimessa è di Schio con Raffaella Masciadri, capitano della formazione scudense, capitano negli ultimi, le ultime stagioni anche in casa azzurra con la maglia della nazionale. Ancora Raffaella Masciadri col possesso di palla in attesa della ripresa del gioco. Situazione ai punti, Famila Vubeschio, Iacobù 17, Anderson 13, Dotto 8 punti, Ruskakova 8, Masciadri 3, Zandalasini 8 e Macchi 9. Riprende il gioco Ruskakova, anticipata Gatti dopo aver ricevuto da Ruskakova, da Natali, con determinazione per mettersi in luce. Ogni minuto è prezioso, ogni minuto di esperienza è oro per la giovanissima giocatrice. E Gatti, fase offensiva, in campo anche Natale per quanto riguarda Vigarano. Gojok e Gilli, in campo anche Gilli, e fallo di Bagnara. Vigarano in campo con Reggiani, Natali, Bagnara, Gilli e Zempare. Schio in campo con Masciadri, Gatti, Gojok, Anderson e Ruskakova. 47-66 punteggio, il secondo tiro libero di Ngojok, fallito. Ottimo il rimbalzo arpionato da Anderson con Gatti, va in difesa, il raddoppio Zempare e Reggiani su Gatti, fallito però il tentativo di Schio. Sembra perdere un po' di adrenalina al match, l'inerzia d'altronde è a favore di Schio. 47-66 punteggio, c'è il tiro di Zempare, nulla di fatto. Allo scadere del terzo quarto sembra un po' cadere l'adrenalina che aveva caratterizzato i primi due quarti e buona parte di questo terzo quarto. Ora Gatti, possesso di palla, Reggiani,
Natali su Masciadri, bella difesa di Zempare, recupera palla Natali, ci prova Natali, fa il possibile, è un piacere vedere giocare queste giovanissime giocatrici. 47-66, abbiamo due minuti di tempo nell'intervallo corto per dare un po' un'occhiata a quella che è la situazione in casa Vigarano fino a questo momento, con Trebek 5 punti, Reggiani 11, Cigliani 2, Zempare addirittura 21 punti, Bagnara 6 e Natali 2 punti. Situazione di nel tiro da 2 punti, una percentuale di 4 su 4 di Reggiani, che è molto interessante, un'ottima partita per quanto riguarda la formazione, la giocatrice, il play di Vigarano, e d'altronde sempre con un 45% di fronte a 20 tentativi fatti, tiri totali 6 su 15 da 2 e di Zempare e 3 su 5 da 3 punti, fanno sì che Vigarano nonostante tutto ha riuscito a non perdere divario da Schio, e nonostante queste ultime fasi del terzo quarto, nonostante tutto, contro una delle formazioni più forti in campo nazionale, se non la più forte, ora il divario si è momentaneamente allungato e a poco meno di mezzo minuto dal termine, in attesa che il tavolo giustino la situazione, è fermo su 47 per Meccanica Nova e 66 per quanto riguarda Famila Vuber Schio. Famila Vuber Schio che è una delle società che ha vinto di più in campo nazionale. Casa Vigarano intanto alla ripresa dell'ultimo quarto, esce, è uscita Zempare ed è entrata Trebek, che deve spendere lui, ha quattro falli. Natale possesso di palla, si libera delle sue avversarie, ha provato il passaggio alto a Trebek, nulla di fatto, e Natale ora in campo insieme a Gilli, si gira Randa Lasini e va a segno 68-47. Reggiani, Trebek dove il blocco, Reggiani si gira, Gilli, penetrazione, scarica per Reggiani, danno sempre più di fiducia a queste giocatrici. Natali, penetrazione di Natali, canestro valido, subisce anche fallo, è il fallo di Zandalasini con il primo personale di Ceci Zandalasini. 9-16, appena iniziato l'ultimo quarto di questo match. Va a segno anche il tiro aggiuntivo, 50-68, serve a lenire un po' più, a lenire un po' il rammarico per un divario di 18 punti che divide le due formazioni, ma Casavigrano si era fatta la pulina in bocca dopo i bei due quarti di gioco. Intanto perde palla a Schio col possesso di palla di Vigarano nella fase di gioco. Vigarano in fase offensiva perde la sfera e quindi c'è il ritorno alla sfera a Giulia Gatti. Chiamo lo schema, Natali su Gatti, ora difesa uomo per Vigarano come sta avvenendo già da diverso tempo. Gatti prova a girarsi, Ruskakova, nulla di fatto, c'è bel rimbalzo di Trebek. Natali si gira, bravissima la giocatrice, segno! Addirittura contro Gatti, contro Gonjok e contro Ruskakova, va a segnare 16 punti di svantaggio di Vigarano. Gonjok all'altezza della lunetta, come Masciadri, Bagnara costa contro il blocco di Gonjok, cade a terra Bagnara, situazione irregolare che è anche fallosa, fallo offensivo di Gonjok, fallo personale della stessa giocatrice francese,
più 16 per Schio, che sta reggendo il ritmo comunque. Ora Vigrano sta reggendo il ritmo di Schio, per meglio dire, dopo una fase di appannamento alla fine del terzo quarto e questo inizio dell'ultimo quarto. Fallito il tentativo di Vigarano, 7:51 al termine, Gatti in transizione per Ruskakova sotto le plance, doppio tentativo di Ruskakova fallito con la rimessa di Schio che l'arbitro segnala. C'è qualche timida protesta da parte di Trebek per questa segnazione. Comunque il possesso di palla è di Schio per Gatti per Gonjoc, ancora Gatti, Natali, Gilli contro Gonjoc, rispettivamente Gilli e Natali contro Gatti, raddoppio di Bagnara e Reggiani su Zandalasini, passaggio per Gilli, si difende bene Gilli in fase offensiva, va a commettere fallo Gonjoc, secondo fallo. Sono tre però i falli di squadra di Schio, quindi al momento sempre il possesso di palla per quanto riguarda Vigarano, con Giulia Natali in possesso di palla e sta avendo un buon minutaggio fino a questo momento, così come anche Caterina Gilli. Reggiani riceve palla a Beba Bagnara, piede perno, finge Trebek, si incunea, il suo tentativo va a cozzare contro la fisicità di Gonjoc. Nulla di fatto, non ci sono irregolarità, non ci sono infrazioni, non c'è fallo. Possesso di palla per Schio, sempre con Gatti, è un fallo elastico. Gatti avanza, rallenta, avanza e rallenta. C'è anche la determinazione di Natali in fase difensiva con il secondo fallo di Masciadri. Cambio per la Meccanica Nova, il Meccanica Nova e Fencini rientra a zempare, consentito un po' qualche rotazione anche a Vigarano. Reggiani, Bagnara che fa visto offensivo, Bagnara insieme a Reggiani riceve palla da Natali, Bagnara tripla, 55-68, meno 13 per Vigarano, 6:47 al termine della partita. E sempre Gatti, possesso di palla per Randa. Gatti finge, Gatti tiro a bocca un po' alla trappola, Trebek, e va a realizzare Gatti, 55-70. Trebek in fase offensiva, Gonjoc cerca di fermarla, fa rubare la sfera Trebek. Zandalasini guarda da una parte, passaggio invece alla sua destra per Ruskakova, fallo di Reggiani, terzo fallo di Reggiani, 55-70 più 5, chiama intanto Ruskakova il tiro libero. Nulla al momento, ancora bloccato su 55-71 il punteggio. Va a segno il secondo tiro libero per quanto riguarda Ruskakova, 6:15 al termine della partita, più 17 per Schio, chiedo scusa, Benedetta Bagnara, zempare per Natali, passaggio toccato a quanto pare da Ruskakova, e in effetti è così, è rimarcatura su Zempare, la sfera quindi è in possesso di Vigarano dopo la deviazione di Ruskakova. Reggiani, Bagnara, perde palla Vigarano con Gatti, ora che per Schio va a piazzarsi Zandalasini, riceve palla, agilissima, dice che il rapporto altezza e velocità ha buoni numeri oltre alla classe sopraffina in cui è in possesso, 55-72, più 17, penetrazione in terzo tempo Reggiani, va a commettere fallo però, se non andiamo errati,
fallo di Gatti. Gatti, in effetti è proprio fallo di Gatti, secondo fallo di Gatti. Natali esce ed è la terza giocatrice a fare ingresso in campo, terza baby di casa Azzurri. In settimana si è tenuto un raduno tecnico proprio a Vigarano con coach Cresti e va un 2 su 2 a realizzare altri due punti, a incamerare, a far incamerare due punti per Vigarano Reggiani. Così sono 15 punti di vantaggio di Schio. Volete Andalasini in regia? Chiama lo schema. Andalasini, passaggio largo per Gojok, poi da sotto sbaglia Ruskakova, riprende però il rimbalzo la stessa giocatrice e Gatti ora in possesso palla. Fase difensiva ai nativi, si deve liberare Gatti ma in difesa trova Nativi e che ora avvia l'azione con Reggiani. Nulla di fatto, passaggio un po' avventato, nulla può, anche rientrano Dotto e Tagliavento al posto di Gatti, al posto di Emilia Gatti e Raffaella Masciadri. E Tagliamento che è in possesso di palla. Dotto e Nativi. Altra esperienza anche per Nativi contro il play della nazionale. C'è il blocco di Ruskakova, scivola e per il passaggio la sequenza di un taglio tra Dotto e Tagliamento. Il taglio dell'area dei tre era il Tagliamento. Esce intanto Beba Bagnara per Vigarano e rientra Irene Cigliani con Erika Reggiani che prova a dare fiato alle trombe in casa Vigarano. 57-72 più 15 Schio, non si schioda naturalmente da questo divario e stavolta Reggiani che supera Zandalasini con una delle sue consolidazioni e penetrazioni uno contro uno. 59-72 più 13 Schio con Francesca Dotto, braccata da Nativi, Tagliamento e Cigliani, c'è il blocco di Gongioc ora perennemente in campo in questo qua, ultimo quarto e anche parte del terzo. Ruskakova intanto va a realizzare il canestro. 59-74 più 15 per la formazione ospite. Come dicevamo già al termine del terzo quarto, il match sembrava perdere un po' di adrenalina dopo due quarti intensi e anche interessanti sotto vari profili. C'è stato poi l'avvio del terzo quarto e mano a mano che Schio prendeva il largo, dicevamo, anche all'inerzia del match faceva perdere un po' di adrenalina quella vista per buona parte dei primi due quarti. Reggiani intanto con Vigarano, dai e vai tra Trebek e Reggiani, ma c'è a traino Vempare a rimorchio che va a segnare due punti prendendo e arpionando un bel rimbalzo. 61 Vigarano, 7-4 per Schio. Francesca Dotto la possesso di palla, Ruskakova, ancora Francesca Dotto, c'è Dativi su ella, poi Reggiani che cerca di fermare Zandalasini al tiro, nulla di fatto, perde palla però Reggiani nel tentativo di avviare la transizione. Cecilia Zandalasini, Tagliamento, beh, un canestro da tre per Marzia Tagliamento, più 16 per Schio. Nativi, Reggiani per Vigarano, già raggiunto il bonus comunque per la cronaca per quanto riguarda Schio, già 5 falli di squadra, soltanto uno quello di Vigarano con Reggiani che ha il possesso della sfera. Ora Cigliani, c'è Tagliamento che va a costare col blocco, situazione di pick and roll di Trebek che si è creato l'occasione per una bella penetrazione, però esce dal canestro sul tentativo, va in transizione Schio e con Zandalasini va a segnare il 79esimo punto Schio, più 18 per la formazione ospite. 2:26 a termine, c'è ancora il fermo del gioco, poi riprende in questo momento con Francesca Dotto sul piede, quindi c'è un'infrazione di piede, era quello di Nativi, va ora alla rimessa Francesca Dotto
trova il passaggio per Zandalasini. Dotto riscalcola, poi Dotto c'è il blocco di non gioco, tagliamento, c'è Zempare sul tagliamento, scambio di marcature, poi il tentativo di Ruskakova, rimbalzo di Zempare, rientrata in campo, 2 minuti al termine del match, sempre più 18 Schio, Cigliani per Zempare, veramente anche un po' esausta, di tutto di più ha fatto Zempare, c'è stato il cambio del meccanica Nova con Ferraro, l'altra giovanissima. Questa è l'under 18 di casa Vigarano con Ferraro che lascia il posto a Reggiani, o meglio Reggiani che lascia il posto a Ferraro. Possesso di palla di Schio, un buon gioco, Dotto tagliamento, c'è la bomba a quanto pare e in effetti così, 82 Schio, 61 Vigarano, 1.39 al termine della partita, sempre un altro cambio. Zempare rientra, Gilli, Cigliani per Ferraro, scusate era il cambio di Vigarano che ha permesso di entrare Gilli, ora in campo Vigarano dopo il tiro errato di Trebek, in campo con Nativi, Ferraro, Gilli, Trebek e Cigliani, 61-82 più 21 per Schio, partita che ha ormai già raccontato tanto di sé, con Schio che meno di improbabili cambiamenti di sorta sta portando a casa 2 punti per incrementare la classifica generale, quindi per rafforzare la sua prima posizione. Dotto per Gojok, Dotto al tiro, sbaglia la bomba, va sul ferro, c'è il rimbalzo di Gojok, probabilmente c'è un fallo o un'infrazione, è un'infrazione, pallone che sfila oltre la linea di fondo, quindi la rimessa in fase offensiva di Schio, tagliamento è ricevuto da Dotto, al centro per Ruskakova, liberatasi di Nativi e di Gilli, con Cigliani che ha la sfera a meno di 40 secondi dal termine del match, 61-84 più 23 per Schio. Gilli per Nativi, tripla per Nativi, e se le meritano queste tre ragazze entrate in campo. 3 punti di Nativi, si è presa la responsabilità, più 20 per Schio, più 20 per Schio, 16 secondi al termine della partita, sta portando a casa i 2 punti, Schio, altri 2 punti incamerati da Gojok in saccoccia, 64-87, 64-87, 5 secondi al termine, termina qui la partita al Pala Vigarano, alla quinta giornata di ritorno, Fabila Wuber Schio conquista e spugna Vigarano col punteggio di 87-64, una partita interessantissima dopo 2 quarti e l'inizio del terzo, con Vigarano che non è mai stato distante da 3 a 5 fino a 8.